Allora dovrebbe essere il progetto 4 cavalli posti nei punti cardinali della città. Certo, uno l'abbiamo già messo in via Tarlati al parcheggio Pietre, un altro l'abbiamo messo qui all'ingresso ovest della città, l'altro lo metteremo alla stazione tra breve, tra qualche mese, e l'ultimo in via Crispi, là dove realizzeremo la rotatoria. Direi un'opera eccezionale, a me piace perché dà il senso della forza. Beh, noi come, diciamo così, come scultori siamo un po' fuori dall'andazzo generale, perché cercare di fare delle cose belle e comprensibili, quindi spero che la cosa sia riuscita così come volevamo. Sì, poi tra l'altro bisogna anche dire a colei che ha aiutato nel fare questa opera importante, no? Che siete riusciti a dare, non solo, sembra quasi che questo cavallo abbia uno slancio verso il futuro. Sì, noi dicevo pochi minuti fa a Nicola che per avere delle soddisfazioni dobbiamo venire ad Arezzo, perché nella nostra città, che è Bologna, purtroppo queste soddisfazioni non le abbiamo. Siamo veramente onorati di lavorare per Arezzo. E si può dire un cavallo per la città? Sì, si può dire un cavallo per la città, perché è un'opera simbolica, altamente simbolica, altamente molto bella, e che mi ha fatto tanto piacere donare al comune di Arezzo il ricordo di mio padre, il ricordo della famiglia Tanganelli, che ha sempre operato sul territorio, è molto legata alla città, e ricordo che mio padre ha fatto partorire tanti aretini, ha fatto nascere tanti aretini, e mi sembrava doveroso, 10 anni dalla morte, ricordarlo in questo modo e donare questa scultura alla città di Arezzo. Ringrazio il sindaco Beppe, col quale mi nutro un rapporto anche personale di simpatia ed affetto e stima, e che mi ha dato l'onore di fare questa donazione. Tra l'altro si può anche dire che un punto di riconoscenza della città nei confronti della famiglia Tanganelli, credo che va ricordato. Niente, io penso, ripeto, che siamo... Anche un po' commosso. Sì, sono commosso, e perché insomma è un gesto particolare che mi ha preso molto, e sono molto contento di aver fatto questa donazione. La famiglia Tanganelli, ripeto, è sempre stata sul territorio, vicino alla gente, a tanta gente, e insomma è un piacere ed un onore aver fatto questa donazione. Grazie.